Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Finalmente ritorniamo ancora una volta a Genova, allo stadio Marassi, per giocare una partita con la Samp. Anche se non è un episodio della modalità carriera che si rispetti se non salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi dovunque. Oggi sto facendo una fatica atroce a parlare. L'ultimo like è di Carmelo Ferrarotto. Diavolo, l'ho letto bene alla prima occasione. Ecco qui, ciao Carmelo, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Oggi giochiamo contro il Torino ed è un vero e proprio scontro diretto. Guardate dov'è il Toro, guardate. I tre punti sono essenziali. Facciamo un pelo di turnover perché qualche giocatore è stanco, ma la formazione è comunque di tutto rispetto. Siamo in assoluto la miglior difesa e con grandissimo distacco. Peccato che facciamo pochi gol. A gennaio dobbiamo scambiare Ibra per un bomber vero. Bruno Perez sulla fascia, va veloce Bruno Perez, che è stato vicinissimo a vestire la maglia della Sampdoria. Me l'avevo detto, oggi non so parlare. Danilo Avelar che spinge, attenzione, chiede l'1-2. Si gira Giuseppe Rossi al Toro addirittura. Acqua dentro per Benassi, attenzione, Benassi prova il tiro. Acqua ancora qui, la rimette dentro. Ricordiamoci del gol di Acqua dello scorso anno. Si appoggia Paolo Dybala, ancora lui, Dybala vede il taglio di Carbonero, prova a servirlo, magari è regolare, Carbonero la stoppa. Il portiere esce e c'era anche fuori gioco. Però io ho la penna della Sampdoria. Dybala prova ad aprire il gioco, guardate che cambio campo di Dybala, che apertura per Yese, che adesso può spingere, Yese, ancora lui, Yese, sterza, Yese, prova ad accentrarsi, il tiro, a giro di Yese, la palla che rimbalza lì, Dybala, alta, deviata, calcio d'angolo, Dio boy, Yese se corre, Giuseppe Rossi che spinge il contropiede, lo insegue Simone Padoin, guardate come spinge con il fisico, Padoin, un orgasmo tutte le volte che gioca, Yese chiede l'1-2, Dybala, attenzione, Dybala prova a saltare, c'è Fernando però che chiama in causa la verticalizzazione per Dybala in area, non ci può arrivare. Fernando, 1-2, con Munir che si appoggia a Dybala, Dybala ancora dentro per Fernando, Fernando vede il taglio di Dybala, prova a servirlo, sempre un pelo lunga. Adesso c'è Quadrado che spinge, palla dentro, a cercare Dybala, dietro la difesa, Dybala la mette giù col petto, poi si gira Dybala, dentro per Fernando, la palla che arriva in qualche modo, Dybala, dal limite, prova il tiro, Dybala, palla ancora lì, Dybala la stoppa, prova il tiro, dal limite Dybala, chiesto forse tantissimo di più delle capacità che ha, Carbonero. Dybala, dentro per Munir, attenzione Dybala, prova ad andare, lo serve Munir, ancora Dybala, ma come l'hai presa? Intervento più bello della storia. Yese, in buona posizione, prova il tiro, giro Yese. Attenzione, vai, vai, dentro Carbonero, che ne hai? E poi mettila dentro, ma non lì, ce l'hai, c'hai Munir sul dischetto, rimorchio. Entra Fabio Quagliarella, l'ex che l'anno scorso ci ha fatto vincere proprio questa partita. Do che è stanco a dir poco. Correa, ancora Correa, ancora per Dodò, Dodò la stoppa, Dodò la mette sul fondo, Dodò la mette in mezzo, Dodò per Quagliarella, per Quagliarella, che all'88esimo fa gol, ci regala il gol dell'1-0, proprio Fabio Quagliarella, proprio Fabio Quagliarella, oddio, oddio, devo farlo, devo impazzire, metto il gioco in pausa, arrivo. Voi non potete capire la mia gioia in questo momento. Fabio Quagliarella. Ora Giuseppe Rossi che se l'allunga, va in progressione Giuseppe Rossi, prova a coprire Rugani, attenzione, la mette dentro per Acqua, Acqua, ancora in posizione pericolosa, Acqua, il tiro di Acqua, Scuffet, attenzione Quagliarella che si gira, la mette dentro il tiro, Scuffet, Scuffet, sempre Scuffet. Bruno Perez prova a saltarci, Yese deve tornare, vi prego fate qualcosa, rubategli la palla in questo modo, ok, esci Moisander, bravo, Fernando che si appoggia a Dybala, dentro per Munir, non ce l'ho fatta, attenzione, la ripartenza è brutta per fortuna Rugani e poi sbaglia, attenzione, è il festival dell'orrore uno dietro l'altro. E allora passiamo al 4-3-3 offensivo, questa la devo vincere. Scuffet va a saltare, perfetto, la palla che arriva a Ibra, tocca il suo primo pallone, lo fa molto bene per Dybala, l'intesa subito, Dybala vuole andare da Quadrado che adesso può spingere molto di più di quanto non ha fatto, dentro per Dybala, ci manca l'ultimo passaggio, Carbonero la tiene lì e poi subisce fallo, eh sì, cartellino rosso, cioè dal nulla. Dai, 10 minuti e un uomo in più. Attenzione, Dybala la recupera. Ibra si può appoggiare su Carbonero. E in area Carbonero prova il tiro. Sarà calcio d'angolo. Per fortuna, spero.
Sì. No, rimessa dal fondo. Com'è possibile? Dai, Dybala, vai. Sei l'unica speranza. C'è Verde largo, l'hai servito, l'hai visto. Verde, puoi andare, puoi spingere, puoi saltare gli avversari, puoi guadagnarti i calci d'angolo, che sono importanti. Al 90esimo, tutti a saltare. Dybala, mettila bene. Dybala, mettila bene. Dybala, mettila bene. Giuseppe Rossi va. Paduin prova a spingere, prova a rubargli la palla. Giuseppe Rossi fa una cosa incredibile. Giuseppe Rossi, attenzione, il 90esimo. Paduin sta morendo, non ne ha più. La mette Giuseppe Rossi. Possiamo ripartire per l'ultima azione. La palla che rimpalla lì. Attenzione al limite dell'area. Dentro! Calcio d'angolo deviata. Finita la partita 0-0. L'ennesimo 0-0. Ci servivano questi tre punti contro il Toro, che era principale antagonista per la rimonta. Non vuol dire niente quello che ho detto. Contro il Bologna con tutti i titolari carichi. Voglio i tre punti, non accetterò un pareggio. Faccio partire Ibra, che così magari Munir dopo spacca la partita. Gnoguri, dentro per Dybala. Attenzione, Dybala chiede l'1-2 a Ibra. Vediamo se lo riescono a realizzare, almeno questa volta. Niente, Ibra si incarta col pallone. Allora allarga il gioco su Zukanovic, che può spingere. Zukanovic aspetta che Ibra vada in mezzo perlomeno. Zukanovic prova a portarsi avanti il pallone. Va sul fondo, la mette Zukanovic, non molto bene. Arriva però Gnoguri dal limite. Gnoguri entra in area, Gnoguri prova il tiro, giro di Gnoguri, anche se non era proprio giro, era una pacca. Calcio d'angolo, Quadrado prova a metterla. Quadrado vede in mezzo Rugani che la mette. Esce il portiere, ancora la palla da Quadrado. Quadrado adesso può puntare, può andare sul fondo. Quadrado lo fa molto bene. Quadrado arriva per il cross di Iese. Fuori, siamo partiti ai 100 all'ora. Attenzione, c'è Kraft che va sul fondo. Kraft prova a contenerlo Iese. Kraft si gira molto bene, elegantissimo Kraft. Sembra un fenomeno Kraft. Qualcuno rubi la palla, sottilette Kraft che la mette. Scuffè. Nuguri, dentro per Ibra. Attenzione, Ibra, vada Dybala. Dai, Ibra, fai qualcosa, fai un movimento fatto bene. Tanto Dybala li salta tutti qua. Guarda che doppio passo velocissimo. Dybala accelera in area, la mette con il sinistro per Ibra, che l'ha rubata a Quadrado, non so perché. Dybala, dentro per il Nuguri, che vuole far correre Ibra. Messo giù. Fischiamo una punizione, una nella storia. Una, non le chiedo tante, una. Gnoguri può continuare l'azione che è stata interrotta. Iese, servito in profondità. Iese, può stopparla, può metterla bene. Iese, la crossala bene. Iese, per Gnoguri che va con la testa. Attenzione però perché c'è ancora Quadrado. Quadrado la stoppa male, la ripartenza. Finisce qui il primo tempo. Dai, dai, dai. Dybala si appoggia così a Gnoguri. Gnoguri vede Ibra, lo serve. Ibra vuole far andare Dybala dentro. Gnoguri prova a girarsi. Gnoguri vede Ibra, mamma mia come lo serve Gnoguri. Ancora Ibra, ma non, no, va bene, basta, cambio. Ibra, sei un morto. Tutte le volte che ti arriva palla la perdi. C'è Dybala, ancora lui, prova a saltare tutti Dybala. Poi va dentro, da Quadrado. Quadrado ancora in posizione regolare. Quadrado prova a saltarli. Quadrado prova a tirare. Quadrado, la palla che è ancora lì. La recupera Dybala. E ora si gira Dybala, prova il tiro da fuori. Perlomeno si prova a mettere in posizione. Dybala ancora lui, la mantiene, viva. Fernando chiede la palla a Ibra e poi Ibra va da Fernando e ovviamente sbaglia il passaggio perché è triste come la puzza. Attenzione perché adesso il Bologna addirittura che va in attacco. Ci mancherebbe solo il gol del Bologna. Ci mancherebbe solo il gol del Bologna. C'è Dybala, c'è Munir, il doppio falso 9. Magari Munir un po' più avanzato, prova a servire Iese. E adesso possiamo spingere con della velocità e della qualità lì davanti. La mette per Munir, il tiro di Munir. E che cazzo, e ci vuole tanto. Basta toccare un pallone come Morata nella finale di Coppa Italia. Munir super, ultra, mega, decisivo, più forte di Ibra a livelli allucinanti. Basta, Ibra non ha più senso farlo giocare. Iese, Munir, Dybala. Velocità, tecnica, fantasia. Basta che la tocchi, fai gol. Bravo, bravo Munir. Cazzo, ci serviva questo gol. Munir è ancora qui, addirittura va a recuperare il pallone. La mettiamo dentro, la mettiamo fuori, la mettiamo laterale. Possiamo ripartire. Munir che la tiene qui, fa salire la squadra. Poi Munir la perde, un errore lo può fare anche lui. Ci sta, glielo concedo il tiro. Alto sopra la traversa, per fortuna però che è uscito. Fernando prova a giocarla, Gnoguri. C'è Odegaard, in posizione da trequartista. Odegaard, numero di magia, prova a servire Quadrado. Quadrado può accelerare adesso. Quadrado, sull'out di destra, Quadrado vuole entrare. Lo fa con le skill, Quadrado, ancora lui. Quadrado, in area, Quadrado. Forse è troppo, Paduin, c'è Odegaard. Odegaard in posizione da trequartista, il 90esimo, non dovevamo perdere questa palla. Rientra Daniele Verde, rientra Fernando, vi prego proteggiamo questo pallone. È ancora qui, la palla è pericolosa. Non prendiamo gol adesso, non possiamo prendere gol con questo tiro, eh. Tienila in mano per un anno intero. Prendi il giallo, prendi anche il rosso se vuoi. Lanciala lunga, è finita. Tre punti, portate a casa 1-0. Munir, Munir, cazzo, ci serve anche il prossimo anno. Dobbiamo ricomprarlo dal Barcellona in qualche modo. Non stiamo mai perdendo, eh. Però quello 0-0 della partita precedente
l'odio più totale. Guardate che bella classifica però, siamo terzi, anche se l'Inter ha ben 10 punti in più di noi. Però finalmente respiriamo l'aria di Champions League, con un cambio super offensivo in attacco a gennaio ce la giochiamo fino alla fine. E la prossima partita è contro il Villarreal, big match europeo, ancora una volta. Anche oggi siamo arrivati alla fine dell'episodio della Mondiale di Carriera. Io lo so, non riesco a parlare! Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.